Tredicesima stagione di penalty, ben ritrovati con la trasmissione che parla solo di calcio dilettantistico. Come al solito, siamo in onda sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold il mercoledì alle ore 13, ma saremo in onda anche a partire da questa stagione, alle 19.30 sul canale 13 invece di TRM. Prima puntata e per tradizione abbiamo un ospite che ormai puntualmente ad inizio stagione ci viene a trovare, il direttore sportivo del Siracusa Calcio Salvo Castolina. Ben trovato Salvo. Ciao Vettere, ormai è una... una tradizione. Una tradizione che vogliamo rispettare e rispetteremo. Assolutamente. Inizio particolarmente importante per il Siracusa, neopromosso. Pareggio a Canicatti, che stagione si presenta per il Siracusa quest'anno? Diciamo che l'idea della, della proprietà è quella di fare un campionato di, di avanguardia, però, stando attenti ai costi e mh, vivendo la, tutta la stagione in maniera equilibrata, non ci poniamo, non ci poniamo limiti, sappiamo di aver fatto una, una buona squadra. Beh, diciamo pure che c'è stata anche una rivoluzione all'interno della rosa rispetto a quella dello scorso anno. Sì, abbiamo fatto delle, delle valutazioni, abbiamo, abbiamo fatto questo, questo cambiamento radicale ringraziando sempre gli artefici della, della meravigliosa stagione che è passata che ci hanno dato la possibilità di, di riuscire a, a vincere la, i playoff, però dico, nel calcio si fanno delle scelte e poi sarà il tempo a dire se sono state giuste o, o sbagliate. E poi c'è anche la piazza, no? Che... Esigente, sì, la piazza è esigente. Sappiamo che, hanno delle, che vogliono tornare quanto prima tra i professionisti. Il presidente ha, ha un progetto triennale, eh, la sua idea è di questo progetto triennale. Quindi, questo è il primo dei, dei, dei tre anni. Sicuramente, abbiamo fatto una, una buona squadra. Poi il campo dirà. Eh, quello che, quello che valiamo. È giusto, è giusto. Prima di vedere i risultati e la classifica di questa prima giornata, parliamo proprio eh, della partita che avete disputato a Canicati È stata una partita certamente importante, intanto il ritorno in Serie D è sempre comunque un debutto, e quindi c'è sempre la tensione della prima volta. Sì, diciamo che l'emozione c'era per tutti, anche se noi abbiamo una squadra navigata ed esperta. E, sicuramente è stata una bella partita probabilmente avremmo potuto portare a casa i tre punti perché abbiamo avuto eh, delle, delle opportunità durante l'arco dell'intera dell gara poi purtroppo il calcio è questo in serie D ogni riusciti. tanto bisogna pure accontentarsi del pareggio siamo, no? Sì, siamo riusciti a sbloccare la partita potevamo fare il gol in qualche altra occasione non, non abbiamo avuto questa fortuna, non siamo stati bravi, non siamo stati la fortuna, dico, più, più fortuna che altro, dico, non siamo stati in grado di, di fare il, il secondo gol. Eh, abbiamo preso il pareggio, però va bene così Va Canica, bene così, Canica per T, iniziare T sarà, più che sufficiente. Caricat secondo me sarà un campo ostico per tutti, quindi eh, io sono convinto che eh, tante altre squadre lì faranno fatica. Quindi va bene, così. va bene così. E allora a questo punto partiamo ufficialmente con i risultati e la classifica di questo primo turno del campionato di Serie D. Si è giocata la prima giornata, eccola qua la schermata dei risultati: Acragas che perde in casa 4-1 con il Licata, 2-0 della città di Sant'Agata a Castrovillari, vittoria del Trapani 4-0 contro il Ragusa Calcio, Locri 1909 batte San Luca 1-0. La Mezzaterme batte San Cataldese 3-0, Vibonese batte Gioiese 1918-2-0, Real Casalnuovo batte Portici 3-1, pareggio tra Canicattì e Siracusa ed infine Città di Aciriale batte Nuovi Gia Virtus 1-0. Guardiamo la classifica dopo la prima giornata: al primo posto Trapani, Licata, La Mezzaterme, Terme, Real Casalnuovo, Città di Sant'Agata, Vibonese Calcio. Città di Acidiale e Locri 1909 con tre punti. Con un punto, Caricatti e Siracusa. Ed infine chiudono tutte le altre con 0 punti. Nuova Igea Virtus, Portici, Castrovillari, Gioiese, Acragas, San Cataldese e Ragusa. Mentre il San Luca rimane a meno uno. Per quanto riguarda il prossimo turno, rivoluzionamento per quanto riguarda il calendario. Eccola qui la seconda giornata. Città di Acidiale, La Fenice Amaranto. Città di Sant'Agata, Vibonese Calcio. La Mezzaterme, Nuovi Gia Virtus, Gioiese 1918 Acragas, Lecata Calcio Real Casalnuovo, Portici Canicattì, Ragusa Calcio Castrovillari, San Luca San Cadaldese, Siracusa Locri, riposerà il Trapani 1905. Con l'arrivo della Fenicia Baranto si rivoluziona il calendario. Cosa succederà adesso? Bisogna aspettare che chiaramente questa regina recuperi poi le partite. Ne guadagna lo spettacolo, quello è sicuro. Le difficoltà aumenteranno però. Le difficoltà aumenteranno per, per le squadre che comunque hanno, hanno in mente di fare campionati di, di, vertice, di vertice. soprattutto. Quindi chiaro. lì giustamente sono stati fatti degli investimenti in, in estate e poi tu alla fine ti ritrovi una realtà così importante e giustamente vedi un po' il terreno che ti, ti può cadere sotto i piedi. Assolutamente, fa assolutamente. Parte della, fa parte del gioco e si accetta tutto. Chiaro. A questo punto eh, sentiamo l'editoriale di Alessandro Fragalà che ci fa un po' il punto su questa prima giornata del campionato di Serie D. Nel calcio c'è una certezza, ovvero quella che non esistono certezze. Perdonate il gioco di parole che serve solo a ribadire un concetto. Il calcio non è una scienza esatta, è a decretare i risultati, è il campo, non parole e supposizioni. In Serie D poi... Che ormai, ad esclusione dei campi in cui si gioca di dilettantistico, ha veramente poco. Il concetto si palesa perfettamente con qualche variabile. L'anno scorso la variabile, ovvero la certezza, fu il Catani, troppo forte per tutti, che senza retorica nemmeno ci provarono e si misero tutti timidamente da parte. Quest'anno la musica potrebbe essere diversa forse no. La prima giornata è un contrasto di certezze confermate, di supposizioni che potrebbero essere confermate e di sorprese che poi forse così tanto sorprendenti non sono. Tra le conferme c'è certamente il Trapani, che a prescindere dalla prima vittoria sembra davvero una spanna sopra gli altri, anche perché ne rifila quattro, a Duracusa capace solo qualche settimana fa di battere il Catania. A Cirale e Siracusa, almeno dopo la prima giornata, vanno certamente inserite tra le supposizioni che hanno, almeno in parte, trovato riscontro sul campo, ma che certamente andando valutate meglio. Tra le note negative invece c'è l'Acragas degli ex Catania da cui ci si aspettava qualcosa in più nell'esordio casalingo contro un ottimo Licata. Le premesse sono quelle di un campionato divertente, ma c'è un'incognita e che incognita. Si chiama La Fenice, vuol dire regina e parla siciliano. Proprietà ettenne, dirigenza ex rosso azzurra. Sarà un'incognita perché verrà inserita in corsa in un campionato già con una sua fisionomia. Senza offesa per gli sportivi di Reggio che meritano il calcio, questa non è un'incognita, ma solo una vergogna. E parliamo subito di questo Trapani, questo Trapani che, insomma, ha dimostrato con una campagna acquisti certamente importante di volere assolutamente questa Lega Pro. Tra l'altro, le dichiarazioni del presidente Antonini sono state chiare, a marzo vuole già la squadra in Lega Pro. Non hanno fatto mistero di, degli obiettivi stagionali sin dal primo momento. Hanno fatto una campagna acquisti, acquisti veramente importante per, per la categoria. Sono sicuramente la, la squadra da battere, e quindi non, non c'è altro da aggiungere. Vedremo come vedremo, poi vedremo, dopo il vedremo, campo parlerà. Vedremo cosa dirà, cosa dirà il campo. Sicuramente eh, hanno delle, delle responsabilità e degli, e degli oneri. In più, in più rispetto a tutte, a tutte le altre è vero, è vero guardiamoci gli highlights e chiaramente ci sentiremo anche le interviste post partita è andata un po' come avevo previsto in prepartita con, con i miei ossia che alla lunga questa partita la differenza l'avrebbe fatta la qualità che avevamo e siamo partiti un po' in sordina ma me lo aspettavo ero molto tranquillo perché sapevo che con la qualità che abbiamo davanti prima o poi il gol sarebbe arrivato ma penso che tutti avete notato che quando alla panchina si sono alzati al 55esimo i giocatori che sono entrati la partita è completamente finita perché quando hai Kragel quando hai Balla quando hai i cangemi, quando hai Samake che possono entrare in qualsiasi momento e possono essere decisivi, è chiaro che la differenza con le squadre avversarie diventa quasi abissale. Lo spirito è, è quello che, che la classifica a marzo deve parlare chiaro e quindi se il Catania ha vinto l'anno scorso il campionato a marzo io mi aspetto di vincerlo a marzo, senza sì e senza ma. E vincere 4 a 0 una partita che hai, per 20 minuti hai sofferto, la velocità ma io lo sapevo, ne avevo parlato col mister in prepartita perché con Alfio abbiamo instaurato un rapporto di grande stima e collaborazione lui fa l'allenatore, le scelte le fa lui però consapevolmente ci, ci scambiamo molte idee e quindi io avevo predetto un po' di sofferenza all'inizio e anche lui era rimasto d'accordo che con i carichi di lavoro che abbiamo fatto all'inizio avremmo sofferto un po' soprattutto perché loro erano molto veloci giovani, avevano giocato in amichevole poche settimane fa che avevamo visto e mi erano sembrati soprattutto sulle fasce molto veloci è andato tutto come da programma sapevamo che avremmo sofferto probabilmente i primi 20-25 minuti Uragusa spensierato, voglioso e con tanta voglia di fare bene e di correre abbiamo gestito la gara per come l'avevamo preparata. Bravi ragazzi. Abbiamo sofferto anche perché abbiamo messo, come era da preventivo, l'effetto provinciale di oggi. I primi 20 minuti l'impatto, il pubblico, la prima partita magari ci dava un po' ci faceva essere un po' contratti, non fluidi come il secondo tempo. Però va bene, ci siamo adattati alla gara. Complimenti a Ragusa per come l'ha approcciata, per come la svolta, soprattutto nei primi 20-25, poteva passare meritatamente in vantaggio. La squadra, nonostante ciò, comunque si è adattata alla gara. fine primo tempo potevamo chiuderlo 2-0, nonostante anche se sul calcio è piazzato, anche con Mattia. fine primo tempo si guardano gli spogliatoi. I ragazzi si sono scrollati dalla mente un po' di ansia, ma nervosa soprattutto per l'ambiente che si era creato. Ci, sono, ci siamo un po' guardati tutti in faccia, sapevamo cosa dovevamo andare a fare il secondo tempo e l'abbiamo fatto secondo me in una maniera importante, egregia, con una squadra che ha giocato, si è sciolta e poi il risultato lo abbiamo penso visto tutti. E parliamo adesso del Locri, un Locri che l'anno scorso è stata veramente la squadra rivelazione. Un secondo posto nei play-off che aveva già anticipato il buon lavoro da parte della società. Una vittoria importante quella di domenica. Che permette alla squadra calabrese di insomma, riprendere da dove aveva lasciato. Sicuramente, l'anno scorso è stata la lietissima sorpresa del, del girone. Hanno fatto una grandissima cavalcata, sono arrivati i secondi, hanno espresso un buon, un buon calcio. In estate leggevo che um, c'era qualche problemino, avevo qualche problemino, sono contento che, che abbiano risolto, come sono contento per tutte le realtà che fanno parte del, del sud, perché così Aveva il, calcio, qualche problemino. Sì, il calcio al sud deve essere sempre, sempre in, miglio, in un miglioramento costante. Quindi eh, hanno ripreso da dove hanno iniziato, hanno finito, eh, sarà una grandissima... Sarà una, una gatta da velare, in, in più come tante altre. È vero, però va bene così. Guardiamoci il servizio: vittoria 1-0 contro il San Luca. Vittoria tanto meritata quanto sofferta, quella arrivata solo al terzo dei sei minuti di recupero finali. La firma De Leonardis, il mediano classe 2003, proveniente dal girone H, ma già città novese Messina, la costruiscono un po' tutti in casa Locri con una corale fame di tre punti. Sull'ennesima palla concessa in aria con parabola morbida, arrivano Cuomo di testa con stacco imperioso e De Leonardis che la punge oltre la linea giusta. Il look a quanto pare non ha rubato niente e l'espressione a fine gara di Mr. Telly che conferma e avvalora quella di Panarello ero emozionato e il gol mi ha fatto esplodere una gioia indescrivibile. Tante le azioni sfumate, pari al numero di volte che Ouattara è stato imbeccato in posizione ideale per aprire un varco vincente. La gara entra nel vivo infatti dopo un minuto di gioco quando si alza però la bandierina di Citarda di Palermo che annulla il cellere vantaggio. Al quattordicesimo lo stesso Ivoriano finisce a terra mentre gioca a spalle alla porta e si priva della conclusione. Frutto dei tempi dettati da Bova e De Leonardis al ventunesimo Awatara si inserisce in velocità ma si fa bloccare da Mittica Intanto il Locri appare congruo rispetto alle proprie iniziative e nel primo quarto d'ora di gioco riesce ad attuare la costruzione degli avversari nella metà campo Bravo comunque il San Luca a trovare il modo di uscire sul settore di destra e impegnare l'anziani dalla distanza. Un compito difficile viste le assenze di Romero e Pelle, con il neotecnico impossibilitato a sedere in panchina e una pressione emotiva da gara territoriale giocata comunque fuori casa. Ma intanto al ventitreesimo arriva l'azione solitaria di Bova, favorita da una palla lunga mentre lui ci mette la corsa sulla marcatura, ma a causa di un pestone perde il controllo della sfera. Oguattara e Bova si rifanno subito al ventinovesimo con un tocco convincente per due tiri troppo centrali per beffare Mittica. Il portiere Gioioiosano, infatti, è tornato dalla Sicilia ed è stato ambito durante il mercato estivo. Un minuto dopo parte ancora Oguattara, eludendo il fuorigioco, ma questa volta ne fa le spese con uno scontro contro il numero uno del San Luca. Gli esterni rispondono con un'azione veloce che all'altezza della tre quarti diventa cartellino giallo per diacatè, palla inattiva per l'ex mazzone, la cui parabola fornisce un'imbucata per la mischia d'aria. I primi 40 minuti scivolano così nella progressiva crescita dei ritmi agonistici e delle trame anche di gioco, con un po' più di locre, almeno nella fase di costruzione. Vigile però il saluca nelle retrovie, con i tocchi eleganti del neoacquisto Alessio Pipicella, classe 2003, cresciuto nel Catanzaro. Il secondo tempo è atteso per il curioso verdetto, ma la gara non si sblocca proprio come alla fine della prima frazione quando Bova chiudeva con un'azione a fil di palo, una palla praticamente senza vento. Quando lo stesso ex capitano della primavera della Tristina lascia il campo al decimo del secondo tempo, Buzzi imprime una nuova marcia elettrica. Oguattara ne trae ancora spunto, ma a tu per tu con Mittica il portiere gli apre la mano deviandogli la palla. Anche Buzzi si fa stregare al trentanovesimo davanti alla porta e il San Luca cede solo nei minuti di recupero quando il Locri corre ad accerchiare De Leonardis per i tre punti che battezzano l'esordio. Altra squadra importante per questa stagione è certamente il la Mezzia Terme che lo scorso anno, diciamolo pure, ha un po' deluso. Certo c'era il Catania, però è anche vero che avevano mollato abbondantemente prima della fine della stagione. Sì, diciamo che comunque eh, tenere il passo del Catania l'anno scorso sarebbe stato Era quasi duro, impossibile, sarebbe stato duro per tutti. Loro, la loro idea è quella, hanno rilanciato quest'anno perché l'anno scorso hanno fatto una grande squadra, poi sappiamo tutti come è andata a finire. Quest'anno hanno rilanciato, vuol dire che, che la proprietà ha mire importanti. Hanno una, un grossissimo organico, e hanno fatto una, una, una vittoria so, sonante a, a, San, a Cataldo. San Cataldo. Sarà una delle, una delle, delle pretendenti alla, alla vittoria finale. A proposito della San Cataldese, io credo che Infantino... Quest'anno non ha la rosa della scorsa stagione, potrebbe secondo te incontrare qualche difficoltà? Hanno rivoluzionato, sono, sono ripartite da alcune certezze dell'anno scorso e poi hanno, hanno rivoluzionato l'organico. Il, il mister Infantino comunque è bravo nel suo lavoro e sa fare, sa, sa, in un modo o l'altro, sa, sa far quadrare i conti sempre e comunque, sicuramente... E avrà pagato lo scotto della, della, della squadra totalmente nuova però dico, ha perso contro, contro la mezza ci può anche ci stare ci può anche, che stare, si, ci che può si anche perda stare contro una delle candidate alla vittoria è vero è vero guardiamoci a questo punto il servizio 3 0 la vittoria fuori casa della mezza proprio in casa della san cataldese Bentrovati al Valentino Mazzola di San Cadaldo. Nuova stagione nel campionato di Serie D. Il girone meridionale vede la gara d'esordio tra la San Cadaldese di Mister Infantino e il quotato Lamezia di Mister Avanzetto. Si parte col film del primo tempo, prima offensiva, molto pericolosa da rinvio di Dolenti. Diaz si gira servito a Terranova, ma manda sul fondo. Al quinto il cross dalla sinistra di Correnti per Zappulla che colpisce di destra, trovando la gran risposta in calcio d'angolo dell'estremo difensore. De Luca, San Daldese vicino al gol Al diciannovesimo risponde Lamezia Palla in profondità di Terranova Ancora per Diaz, calcia ma c'è Dolenti Super come sempre a mettere in a calcio d'angolo Spingono i calabresi Stavolta con la finizione di Terranova Sul secondo palo sbuca Pinna Dolenti deve fare gli straordinari Per tenere a galla la sua San Daldese. Ancora a Redi Bianca, al Valentino Mazzola Al trentanovesimo Mirabelli per Terranova Il servizio su Kosovan Calcia in maniera imparabile Con questo maggiore e 0-1 La Mezia si sblocca il risultato allora a San Cadaldo quando al quarantesimo lo stesso Cosoman manda in profondità Terranova dentro su Diaz c'è il tocco di Ozague secondo il direttore di gara è fatale e vale un calcio di rigore questo è il nostro rallenti per fare luce sull'accaduto dal dischetto si presenta l'ex Dattilo Pietro Terranova che spiazza il portiere e fa 0-2 ancora La Mezia quando siamo al duplice fischio fin qui la formazione di mister Avanzetti si fa preferire a quella di Mister Infantino minuto 46, Terranova mette dentro per Serra, è rovesciata, manda in rete sarebbe stato un gran gol ma è tutto fermo per presunta posizione di fuorigioco rivediamo la scucchia e la grandissima acrobazia avrebbe meritato sicuramente il gol al minuto 47 Diaz la apre a sinistra per Terranova lo stop, il pallone finisce nuovamente in mezzo, una conclusione da parte di Mengoli che dolenti riesce a deviare, minuto 59 ancora per Terranova che stava Alta calcia sulla traversa al 69esimo. Mengoli apre a destra per Carbonaro. La mette dentro. Dove arriva Saranir, Tutta la sua esperienza per il Tris della Mezia. E dunque un esordio amaro per la San Cadaldese che si arrende. Con il risultato di 3-0 nella prima giornata del campionato di Serie D. <susurra> Voglio parlare adesso della Licata che vince ad Agrigento 4-1. È già crisi ad Agrigento. Mi auguro di no. Dopo solo una giornata non mi sembra proprio il caso. Sandro. No, assolutamente secondo me assolutamente no. Eh, hanno fatto un, un, ha fatto un precampionato importante, ha superato i primi due turni di Coppa, quindi sicuramente. Eh, avranno preparato la partita in un certo modo. Poi È una preso... piazza anche troppo esigente, secondo me, non ti perdona nulla, Ma soprattutto se... la sconfitta di un derby, no? Le sconfitte di un derby, quelle sono delle partite poi particolari che vanno oltre, oltre la stagione regolare. Sicuramente avranno, saranno incappati in una giornata negativa di contro, legata a un organico rodato, perché ogni anno inseriscono delle, le pedine giuste su già un, un roster consolidato Quindi legata negli ultimi anni ha sempre fatto così e ogni anno a Romano, sempre... a Romano piace lavorare con i giovani. eh Sì, però dico, eh, lui, rispetto all'anno scorso hanno delle certezze in più perché hanno confermato i tre, i tre difensori centrali, hanno, hanno confermato il portiere. cioè dico Lo zoccolo duro lo hanno è rimasto. Minacori, Rotulo, quindi dico lo zoccolo duro è rimasto lì e è andato a inserire dove, dove avevano necessità. Secondo me sarà... La, la mina vagante del, del girone legato. condivido, d'altra parte l'anno scorso insomma, è arrivata a un passo dai playoff uh, play nel senso che i playoff li ha fatti poi ha perso, sì, uh, ha perso la semifinale ha perso la semifinale e voglio proseguire perché adesso voglio parlare di questa Vibonese perché la Vibonese sappiamo tutti che per tradizione insomma, il suo percorso è stato sempre molto importante come la vedi in questa stagione? Anche loro eh, sono tra le candidate alla vittoria finale, malgrado siamo partiti un pelino in ritardo, però hanno fatto un, uh, un ottimo organico. L'allenatore preparato, eh, Boucher. Boucher, viene dalla, dal, dal, dal settore giornale professionistico dell'Empoli, quindi sarà, sarà un gran bel campionato. Insomma, le squadre calabresi eh, fanno anche sempre un po' paura, no? Eh sì, in Calabria, Vibonese, La Mezza, la, la Regina... Eh, Secondo me diranno la, diranno la loro, in Sicilia il Trapani, sicuramente diranno la loro. Bel girone quest'anno, bel girone. Sentiamoci proprio l'intervista di Boucher al termine della partita che hanno vinto in casa per 2-0 contro la Gioiese 1918. È un peccato mettere in gioco una partita dove ce l'hai hai dominata eh, l'hai dominata l'hai giocata bene eh, rispetto anche a, a domenica della scorsa della coppa italia abbiamo fatto un passettino in avanti eh, a livello di intensità purtroppo queste partite vanno, vanno chiuse quando ti capitano tante occasioni perché poi basta poco basta poco è quello che ho detto ai ragazzi a fine primo tempo e mettiamo una squadra in gioco quando un primo tempo poteva finire 3-4-0, quindi eh, bisogna lavorare forse sulla, sulla cattiveria, eh, anche su una palla sporca bisogna essere più cinici, tante volte vogliamo essere belli, ma forse la qualità di questa squadra, forse la qualità di questa squadra perché eh, abbiamo giocatori tecnici, abbiamo giocatori di grande qualità, abbiamo giocatori che hanno, hanno fatto comunque campionati importanti. Qualcuno ha vinto questi, questi campionati. Quindi, eh, che ben venga, però, come hai detto te, siamo un po' spregoni. Questo è, a volte diventa un difetto perché, ripeto, quando hai delle partite in mano, è un peccato poi rimettere in gioco squadre che fino a cioè praticamente non ricordo occasioni limpide della, della Gioese. Quindi, ecco, era un peccato rimetterle in gioco. Real Casalnuovo, una nuova società che ha acquistato il titolo importante della Fragolese. Attenzione perché è una squadra campana e le squadre campane vanno prese con le pinze. No, ma al, al, al di là di essere una squadra campana, hanno anche un ottimo organico perché hanno Reginaldo, Bucolo e altri. Hanno fatto una loro. bella campagna. Acquista. Hanno fatto una, una bella pinna, Hanno, hanno una, un, un grosso organico e anche loro, secondo me, eh, proveranno a fare. Fare qualche sgambetto, intimo. hanno tanto entusiasmo perché sì. vogliono riaccendere una fiammella che si era un po' spenta quella della Fragolese, sì, e sappiamo sì, sì, benissimo sì, che l'interland napoletano è pieno di entusiasmo calcistico. No? Sì, assolutamente. Il, in Campagna ci sono tantissime realtà importanti che, che puntano a vincere nei, nei rispettivi gironi. Questa sarà un'altra. Un'altra squadra da, da attenzionare e da, da non sottovalutare. Guardiamoci allora a questo punto la vittoria 3 1 proprio del Real Casalnuovo contro il Portici. È un Real Casalnuovo vincente e convincente quello che debutta il Domenico Iorio di fronte al Portici nel Derby. Tutto campano pubblico delle grandi occasioni che ha risposto presente all'appello della società per sostenere i granata. Partita dai due volti con un primo tempo senza tantissime emozioni. Real Casalnuovo fantastico nella ripresa. Subito un cambio dopo due minuti tegola per il mister del Casalnuovo con l'uscita di Ruggero, sostituito dalla campana. Morani e poi una doppia chance per il Portici con Maione che impensierisce soprattutto nella seconda circostanza il portiere Rossi nel finale di primo tempo sale in cattedra il Real Casa Nuovo qui l'uscita di De Luca poi buona vita ancora la parata del portiere ospite nel finale di prima frazione prova a fare tutto da solo Pinna. la conclusione è alta sopra la traversa con le immagini andiamo al secondo tempo ed è tutt'altra storia con il Real Casanovo che spinge sull'acceleratore. Qui trova il calcio d'angolo e il gol del vantaggio. Arriva con questa spizzata di testa fantastica da parte di Pezzi che al terzo minuto firma la rete del 1-0 per i padroni di casa. Contropiede, attenzione qui perché finisce a terra a Pinna, l'azione prosegue con il Real Casanovo che cerca una soluzione per calciare in porta e lo fa con il destro dalla distanza di Bucolo che non impensierisce però il portiere avversario. Ma andiamo indietro perché guardate qui Pinna travolto dal numero 14 franzese che... Finisce col piede a Martello sulla caviglia sinistra, anche con il gomito alto in faccia al giocatore del Real Casanuovo. Sarebbe calcio di rigore, ma l'abito lascia proseguire così con questa azione splendida. Corale invece il Portici pareggia. La conclusione di Marcucci non lascia scampo al quindicesimo minuto. Al portiere Rossi, il Casanuovo, il Real Casanuovo, ha però tra le fine un giocatore che si chiama Reginaldo. Eccolo qui il passaggio al bacio. In uno spazio che può intravedere soltanto lui. Il tocco in fondo al sacco è di Piga per il 2-1 al ventottesimo e guardate ancora qui. Suolata, controllo orientato, passaggio col mancino ancora per la ripartenza di Piga. Questa volta è bravo. Il portiere De Luca in uscita. E allora, i pezzi a mettere i brividi al pubblico del Domenico Iorio con la parata incredibile eh, da parte di Rossi eh, che ci mette una pezza. Eh, qui eh, ci prova eh, con il tentativo Camorani che arriva in ritardo, dall'altra parte in ritardo anche eh, Squerzanti per eh, il Portici eh, che al novantesimo, segna il gol del 2 a 2, ma è in netto fuori gioco. E allora questa partita vuole il lieto fine eh, con il gol da favola. E chi, se non lui, Reginaldo, a trovare la giocata vincente in area di rigore per l'esplosione di gioia per il gol del 3 a 1, meritatissimo dopo una partita suontuosa del numero 10 entrato in campo nella ripresa e per la soddisfazione di tutti i granata che possono portare a casa il punteggio pieno con un secondo tempo fantastico. E fare Esplodere i suoi tifosi per questa grandissima vittoria per tre reti ad uno contro un buon portici, vogliamo ricordare la vittoria 2-0 della città di Sant'Agata a Castrovillari, ma voglio anche ricordare la vittoria fuori casa della città di Aciriale contro la nuova Igea Virtus. una città di Aciriale che in silenzio credo che abbia costruito una squadra importante, non importantissima, però potrebbe, chissà, essere la sorpresa, perché poi c'è a dirigerla a De Sanso e sappiamo benissimo l'esperienza ultima di questo allenatore proprio nella piazza di Acireale. Secondo me, eh, col cambio di proprietà ad Acireale, sono tornate delle certezze che mancavano negli anni, no? certezza di solidità economica, di, di programmazione... di e di, e di serietà. Una solidità che serve proprio per un ambiente così martoriato della Ciriale. Una solidità che serve da tutte le parti, la Ciriale, soprattutto perché negli ultimi anni magari avevano avevano delle, dei grossi organici, ma non avevano la capacità economica per, per mantenerlo. Questo è quello che si sente in giro. Però sicuramente quest'anno la situazione è. È cambiata intanto hanno lo stadio e questa qua è una bella notizia no? che è il dodicesimo in campo eh. a 360 gradi e poi dico ridare, ridare lustro a questa a questa realtà secondo me è anche giusto così guardiamoci a questo punto il servizio vittoria fuori casa della città di Aciriale 1-0 contro la nuova IGEA Virtus Il ritorno in Serie D dell'Igioe Virtus a distanza di quattro stagioni dall'ultima volta non è dei migliori, la squadra barcellonese esce sconfitta davanti al pubblico del Dalcontres Barone a spese della C-Reale che nel derby tutto siciliano del girone I espugna il Dalcontres Barone grazie alla rete nel secondo tempo di Romano. Vigea subito pericolosa al settimo con Isgro, il tiro comunque centrale, Zizzani blocca senza problemi, insiste la formazione padrone di casa al quindicesimo, Biondo dalla sinistra mette in mezzo per Battista. Che non riesce a trovare il bersaglio grosso. L'azione che prosegue è Russo, che col sinistro alza troppo la mira. Insiste la formazione del Longano. Che tre minuti dopo ci prova anche con il difensore Angelo della Guardia. Gran botta col sinistro e pallone di poco a lato. È un buon momento quello della formazione barcellonese che al 22esimo torna a farsi minacciosa con Longo, il gran destro e la grande risposta in angolo del portiere Zizzania. Tra i migliori della Cireale. A Cireale che si fa vedere alla mezz'ora di gioco con questo cross Ross di Vaccaro e Romano che da due passi sciupa il più facile dei gol l'azione poi prosegue con Capitan Savanarola che trova l'intervento del portiere Staropoli, al 35esimo ancora Acireale minaccioso con Romano ma era tutto fermo per un dubbio fuorigioco, poi nella finale di primo tempo nuovamente l'Igea avvicina al vantaggio con Isgro che al 42esimo sfiora il palo alla destra del portiere Zizzani e al 45esimo trovato su calcio di punizione dal limite, e salta ancora le doti del Classe 2004 Cese. Nell'occasione della punizione, è proprio trovato si fa male ed è costretto a lasciare il campo per Abate. Nella ripresa sembra iniziare subito bene per l'Igea che ci prova con il calcio piazzato di Longo. La conclusione di Della Guardia che però non trova il bersaglio grosso, invece il bersaglio lo centra la Cireale al 55 con Romano che mette in rete il cross da parte di Tufano, portando in vantaggio i suoi e facendo esplodere gli oltre 100. 150 supporter Granata 1-0 dunque per la squadra di De Sanso che al primo vero tiro nello specchio della porta fa centro con l'attaccante Romano tra i più attesi di questa stagione. Lo stesso Romano potrebbe approfittarne poco dopo dell'errore di Moi, ma non riesce a trovare il guizzo vincente. Anche Montaperto ne è entrato nella ripresa che sbaglia la mira. Poi è Montaperto a lanciare a campo aperto. Invece Romano che entra in aria e calcia col destro. Risponde presente il portiere Staropoli. L'azione che prosegue, poi Montaperto che calcia col mancino ancora Staropoli, però a negargli la gioia del gol, passano nemmeno 60 secondi e c'è l'immediata risposta dell'Igea con la stoccata di Longo e ancora un super Zizzania a negargli la gioia del gol dal corner successivo, c'è la conclusione da parte di eh, Batista che però non inquadra il bersaglio grosso. Insiste la formazione di Pasquale Ferrara che vorrebbe il pareggio. C'è la girata di Della Guardia e palla che sfiora il montante poi però la squadra di De Sanso che cerca di chiudere i conti, ci prova con la botta dal limite di Lavigna che sfiora di poco la traversa all'87esimo. La potrebbe chiudere del tutto la formazione accese con Maltese, ma il suo destro è ben respinto da Staropoli al 95esimo. Nell'ultima azione del match potrebbe arrivare il pareggio per l'Igea, ma il sinistro di Sgro si perde di poco. Alto sulla traversa non succede più nulla, finisce dunque 1-0 per la Cireale che inizia nel migliore dei modi, la nuova stagione la stagione della rinascita può festeggiare i primi tre punti fondamentali per il proseguo del campionato amarezza invece per l'Ige Virtus che comunque nonostante la sconfitta esce tra gli applausi del proprio pubblico e a testa alta abbiamo dunque concluso il quadro riguardante il campionato di serie d velocissimamente a questo punto la domanda schietta, il Siracusa vuole la Lega Pro oppure poi l'appetito viene mangiando e quindi vedrete se effettivamente avete l'organico giusto per tentare il grande salto. Il Siracusa vuole ben figurare, questo, questo è poco ma sicuro. Quindi, come ho detto prima, il campo dirà quali sono le nostre reali possibilità, le nostre reali potenzialità poi a metà stagione tireremo le, le nostre conclusioni sicuramente c'è dell'ottimismo però dai sicuramente essere, essere Siracusa ha degli onori e degli oneri quindi siamo una neopromossa ma siamo sempre il Siracusa quindi in un modo o in un altro dobbiamo fare in modo di, di ben figurare la proprietà è attenta a 360 gradi se dovessero servire degli otti, altri interventi non, è pronta ad entrare di non, le nuovo esinerà, sul non le esinerà ulteriori energie noi dal nostro punto di vista siamo contenti del lavoro che abbiamo svolto, contenti della squadra, contenti di, dello staff tecnico, contenti di, di tutto a 360 ⁇ dobbiamo continuare semplicemente a lavorare e, e poi sono convinto che i risultati ci, ci daranno ragione. Benissimo, a questo punto ci fermiamo, c'è la pausa pubblicitaria, tra poco rientreremo in studio e parleremo dei due gironi del campionato di eccellenza anche con il nostro ospite, il direttore sportivo del Siracusa Calcio, Salvo Castorina. rientrati dopo lo spazio pubblicitario siete con Penalty tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai siamo in onda il mercoledì alle ore 13 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold e alle ore 19 sul canale 13 invece di TRM se volete seguire anche i risultati e le classifiche del campionato di promozione e del campionato di prima categoria che partirà tra qualche settimana, in quel caso vi ricordo la puntata sarà in versione on demand sulla pagina Facebook e anche sul canale YouTube Penalty programma sportivo. Seconda parte dedicata al campionato di eccellenza e partiamo con il girone A. Guardiamo subito i risultati della prima giornata di questo Girone A del campionato di eccellenza. Athletic Club Palermo batte Aspra 2-0, Castellammare batte Mazzara 2-1, Don Carlo Misilmeri batte Casteldaccio 3-1, Folgore Calcio Castelvetrano, Accademia Trapani 0-0, Profavara batte Geraci 3-0, Mazzara 1946 batte Unitas Sciacca 3-0, Supergiovane Castelbuono batte Fulgatore 5-0, Nissa FC batte Oratorio San e San Giorgio 1-0. La classifica vede in testa le squadre che hanno vinto chiaramente domenica, eccola qui. Supergiovane Castelbuono, Mazzara 1946, Profavara, Don Carlo Misilmeri, Athletic Club Palermo, Castellammare e Nis FC con 3 punti, un punto per Accademia Trapani e Folgore Calcio Castelvetrano, Mazzara, Oratorio San Cile e San Giorgio, Casteldaccia, Aspra, Geraci, Unitas, e Sciacca e Fulgatore con 0 punti. Con Salvo Castorina voglio parlare di questo girone A dove ancora una volta Nissa e Profavara certamente partono con i favori dalla loro parte. Sì, sicuramente hanno fatto un mercato importante e sono le squadre a battere, ma io non sottovaluterei lo Sciacca e, e il Mazzara. Però poi alla lunga secondo me saranno loro a giocarsi la, il campionato. Anche perché poi c'è sempre il gioco riguardante eh, i playoff, quindi anche la posizione buona nei playoff ti permette quantomeno di agganciare gli spareggi nazionali. Certo, è così. È così. I playoff fanno un gioco e fanno un gioco importante. Noi lo sappiamo perché l'anno scorso, per fortuna, l'abbiamo vinto. Infatti, infatti. Una Nissa che a questo punto vuole assolutamente comunque questa benedetta Serie D. L'investimento da parte di Giovannone è stato considerevole. Sì, la Nissa ha fatto una... un organico veramente, veramente importante con mm. nomi. Partendo dallo zoccolo duro che l'anno scorso ha vinto ad Agrigento, allenatore, il direttore, 5-6 calciatori. Questo serve però, eh? Questo serve. E poi hanno inserito dei giocatori altrettanto importanti, Gueye, Privitera e, e altri. Il Pro Favara ha, ha speso tanto, anche loro hanno speso tanto. Hanno, dato, hanno fatto dei colpi importanti, Cannavò, Lucarelli. Figarotta, che per la categoria, per la categoria, sono, categoria sono certamente sono, sono, sono un, lusso, un lusso, assolutamente. Guardiamoci a questo punto il servizio della vittoria della Nissa FC 1-0 contro l'Oratorio San Cile a San Giorgio. Prima giornata gara d'esordio per la Nissa di Mister Terranova che ospita l'Oratorio San Ciro e Giorgio arbitra la partita. Il signor Rosario Pavano, sezione di Enna. Gli assistenti sono Gaetano Florio e Calogero Miloto. Entrambi. Della sezione di Agrigento, la Nissa spinge sin dalle prime battute. Al terzo rimessa laterale di Dalloro. Uscita provvidenziale di Sendin. Poi Rossi scarica per Semenzin. Il colpo di testa di Pagano. Miracolo. Del portiere dell'Oratorio San Ciro e Giorgio sarà grande protagonista della partita. Ma è Nissa che attacca ancora quando siamo al dodicesimo Pagano per Tripoli l'assist dentro per Gueye in posizione di fuori gioco infatti viene annullato il gol di Semenzin poco dopo siamo al ventiduesimo ancora Gueye stavolta taglia verso il campo cerca l'assist su Semenzin chiuso dalla difesa bianco-rossa dal corner che ne segue ancora un traversone per Gueye che cerca l'acrobazia la manda alta al trentaseiesimo Semenzin servito da Rossi mette il pallone in aria per Gueye tutto fatto con Giri giusti, quegli Eh, sembra riuscire a saltare anche Sendin che poi gli sbarra la strada al 39 esimo però Magia, scucchiaiata di Pagano, Semenzin con questa torsione Fa 1-0, la Nissa in vantaggio, gran gol per Gaston Semenzin, l'Albi Celeste con questa torsione aerea, stavolta Sendin non può nulla, il risultato si sblocca al Tomaselli E di lì a poco arriva anche il duplice fischio, meritatamente in vantaggio la Nissa che crea tantissimo ma ancora soltanto una rete a dividerla dall'oratorio San Ciro e Giorgio, inizia la ripresa. La musica non cambia al 53esimo. Semenzin si mangia il diretto avversario a destra, mette il pallone in mezzo. Gueye non arriva per questione di centimetri, c'è anche l'oratorio San Ciro e Giorgio. Ci prova di peri con questa conclusione che però non incute timore. Elezai, poi rimessa laterale fallo su De Luca da parte di Ruano. Questo è calcio di rigore. L'intervento un po' maldestro del difensore della Nissa, Sprega De Luca che dagli 11 metri, manda ampiamente alto, si dispera, mentre Mister Terranova fa uscire Ruano e fa entrare Neri, siamo al 59esimo passano due minuti, tocca ad Esposito per Tripoli, minuto 65 Semenzin col Mancino, blocca in presa bassa Sendin poi Semenzin al 78esimo, cerca il diagonale, non serve Gueye che si dispera, minuto 80 Esposito salta bene l'avversario vuole incrociare sul palo più lontano la mette sul fondo, 83esimo Pagano da posizione impossibile, colpisce la traversa, minuto 87, esce Gueye per Ferrara al minuto 89. Potrebbe raddoppiare la Nissa. Che si guadagna il secondo calcio di rigore di giornata. Esposito mette a ferra fuoco la difesa. Questo netto fallo vale il penalty dal dischetto. Si presenta Pagano, ma Sendin chiude una prestazione da 8 in pagella. Parando anche un calcio di rigore al 91. Semenzin salta un avversario. Prova la conclusione sul primo ballo, nemmeno a dirlo, Sendin è attento, ma finisce così la partita. Al Tomaselli inizia col piede giusto il campionato della Nissa di Mister Terranova che crea tantissimo, trova soltanto un gol, ma è quello decisivo: quello di Gaston Semenzin che va ad incanalare i primi tre punti per la compagine Nissena. Sarà una gironea certamente molto interessante. Nissa e Profavara, come ha detto giustamente anche Salvo Castorina, partono attualmente con i favori dalla loro parte, non sottovalutiamo però la forza del Mazzara 46 e anche della Don Carlo Missilmeri. Sì, anche loro, vero, eh, l'avevo dimenticato. Sì, diciamo che le prime due secondo me hanno qualcosina in più delle altre, ma le altre le Sciacca, Mazzara, Don Carlo eh, io non sottovaluterei neanche il, il Castel, Castel Buono, perché vedo che hanno, fatto, hanno preso molti stranieri, però sono tutti di qualità. Quindi le prime due sono, sono, hanno qualcosina in più, però le altre daranno battaglia e potrebbero essere il lago della bilancia della, del, del campionato. Voltiamo pagina perché adesso passiamo al girone B del campionato di eccellenza. <music> Prima giornata del campionato di Eccellenza, eccola qui la schermata con i risultati: Enna Calcio batte Messana 1966 1-0, Città di Gela batte Paternò 2-0, I mesi Atletico Catania 94 Rocca Acquedolcese 1-1, Mister Bianco 2011 batte Leonzio 2-0, Mazzarone Calcio batte Ionica FC 1-0. Modica Calcio batte Milazzo 1-0, Nebros Leonfortese 3-2 ed infine Real Silagusa Belvedere 1-0 contro il Santa Croce. In classifica al primo posto le squadre che hanno vinto la prima giornata, eccola qui. Città di Gela, Mister Bianco 2011, Nebros, Enna Calcio, Mazzarone Calcio, Modica Calcio, Real Ragusa, e Belvedere con tre punti. Con un punto i mesi Atletico Catania 94 e Rocco Acquedolcese ed infine con 0 punti Leon Fortese, Ionic FC, Messara 1966, Milazzo, Santa Croce, Leonzio 1909 e Paternò. Per quanto riguarda invece questo girone B del campionato di Eccellenza, ricordiamo che la decaduta Paternò addirittura al debutto perde a Gela. Non è un campanellino d'allarme, però certamente bisogna calarsi in questa categoria, no? no avevano delle, delle defezioni importanti. Io so che tra squalifiche e infortuni avevano, manca, gli mancavano dei calciatori sui quali loro puntano ciecamente. Quindi è un incidente di percorso, però. Non sottovalutiamo il Gela perché noi l'abbiamo incontrato in, uh, in un amichevole precampionato e mi ha fatto un'ottima un impressione. Anche qui secondo me la, la vittoria del campionato sarà una gara, una gara a tre. Modica, Paternò, Enna, Col Gela, con la Gela, Milazzo e Leonzio che secondo me saranno saranno quelle che... tra l'altro la Leonzio eh, praticamente ha esonerato si sì, sembra che abbia cambiato allenatore sì. ha esonerato il mister Serafino ad inizio quasi di stagione è una scelta anche no, un po' pericolosa no? non hanno fatto un inizio di campionato brillante probabilmente avranno fatto delle loro riflessioni non, noi non, non, non possiamo sapere che non siamo non siamo lì è vero, Però è, vero, è, è vero sicuramente avranno fatto dei, dei, dei loro ragionamenti dispiace perché comunque eh, Inizia proprio iniziare subito così, vuol dire che qualcosina non è andato per il, per il verso giusto, però Dico, ognuno sa i problemi di, di casa propria. Certamente. A proposito di vittoria del città di gela, guardiamoci il servizio 2-0 proprio contro il paternò. Mm. Parte bene il Paternò al terzo minuto con Baldeca, gancia in aria sulle sviluppi di un calcio d'angolo, serie di dibatte e ribatte con la palla che termina ancora in auso. Al sesto ancora Paternò con Micoli che segna ma l'arbitro ha già fermato il gioco per un pallo su Gambuzza. Al settimo cross di Lo Giudice per il Gela, colpo di testa di Asaro che impedisce l'intervento di D'Agosto appostato sul secondo palo. Due minuti dopo calcio d'angolo questa volta per il Paternò, colpo di testa di Otero, palla fuori. Al minuto numero 11 calcio di punizione per il Gela, lo giudice viene falciato, lo specialista Andrea D'Amico si incarica della battuta e colpisce la traversa, che occasione per il Gela. Al quindicesimo ancora D'Amico, questa volta con un tiro sul secondo palo parata da Romano. Al diciassettesimo parte in velocità Baldema, lo spagnolo Martinez è una diga e non lascia passare l'attaccante Etneo. Al 19esima arriva il calcio di rigore per il Gela, Tomaino viene messo giù così e per l'abitro non ci sono dubbi. Dal dischetto il bomber Albate non sbaglia e il presti esplode di gioia. 1 a 0, Gela. Con il numero nove, si vuole! Gasato dal gol con D'Agosto che ci prova con un tiro teso e potente parato farato dal portiere. Al 35esimo arriva il secondo gol per i biancazzurri ed una perla di lo giudice che con un tiro a giro infilza Romano e lancia il presto nella stratosfera. Minuti finali del primo tempo che vedono ancora il genere in avanti, palla filtrante di D'Agosto per Abbate, tiro sul portiere. E Nella ripresa subito un cambio per il Paternò, entra Guarnera al posto di Purem. Al settimo spondo di Abate per Alves, missile del brasiliano parato da Romano. Al ventesimo azione di spondamento del gelo con D'Amico che serve il neontrato Caci, tiro alto di quest'ultimo. Paternò che si vede dalle parti di Di Martino con Micoli che tenta la botta, ma l'estremo difensore Gelese è un muro. Al trentacinquesimo espulso Chichi, doppio giallo per il classe 2005 Gelese gli sgoccioli al 43 standing ovation per Abate che esce tra gli applausi scroscianti del Presti. Dopo sei minuti di recupero arriva il triplice fischio ed è festa per il Gela che si gode i meritati applausi degli oltre 1500 spettatori giunti al Comunale di Gela. L'altra pretendente alla vittoria finale di questo girone B del campionato di eccellenza è senz'altro l'Enna Calcio, che voi conoscete molto bene, no? Sì. Un Enna Calcio che ha resettato un po' tutto l'ambiente, nuovi acquisti, nuova guida tecnica. Io credo che forse potrebbe essere l'anno buono. Vincono fuori casa nel difficile campo del Messana, adesso bisogna vedere che cosa succederà le prossime settimane. Utro però credo che abbia eh, tutto sotto controllo per sua abitudine. Sono ripartiti da, da uno zoccolo duro di notevole spessore, Cocimano, Zappalà, Arallo, Tosto, Sessa, e poi hanno inserito giocatori di, di primissima fascia, Boscaia, Arquin, Mistretta, Joao eh, Pedro, Cannino, cioè, hanno, hanno una, una gran bella squadra. Possono Quindi, tentare a questo punto veramente il grande salto? Secondo me sono una, tra le, una delle favorite. Una delle favorite, anche perché poi dopo c'è sempre l'incognita uh, dell'altra squadra che appunto è il Paterno. Paterno, ma io non, non dimenticherei il Modica. Giustamente. Eh, il Modica, investimenti importanti eh, a Modica. Eh? Il Modica è una, una grossissima squadra. Eh, mm. Sono ripartiti da, dall'allenatore che ha terminato la stagione. Hanno cambiato, hanno cambiato direttore sportivo, hanno preso Fabio Arena che, che è molto bravo e hanno fatto anche loro un organico molto molto importante Savasta, Randis, Cosimano Grasso come qualità aprile. tecnica lo vedi inferiore rispetto a quello dello scorso anno? il campionato? no, questo girone lo vedi inferiore no, rispetto no, no, a quello dello vedo, scorso lo vedo, anno? no, lo vedo ancora più forte Invece addirittura? Perché sì, perché l'anno scorso poi la, la, la gara si restrinse a tre, a tre squadre noi, l'IGL, Siracusa quest'anno secondo me parte le prime tre queste, a parte queste tre squadre, secondo me altre tre o quattro squadre con organici importanti che possono essere le reali sorprese ci sono, ci sono tutte. Insomma, sarà Quindi, un campionato da vedere. Sì, da vedere, sarà, sarà molto molto avvincente secondo me. Siamo ai saluti di questa prima puntata della nostra trasmissione penalty. Voglio ringraziare il direttore sportivo del Siracusa Calcio Salvo Castorina. Salvo eh, ti aspetta una stagione importantissima, intanto perché comunque guidare dal punto di vista tecnico una bella realtà come Siracusa è un'enorme responsabilità. Ma io credo che le responsabilità vanno prese se uno vuole crescere nella propria carriera. Diciamo che eh, la proprietà ha dato continuità al, al lavoro che abbiamo svolto l'anno scorso, quindi dato, ha, ha riconfermato la fiducia a me e al mister. Noi siamo orgogliosi di questa, di questa fiducia e cercheremo in tutti i modi di ripagarla per come, per come è giusto che sia. Poi eh, si raccusa, non, non si discute in, in nessuna categoria. Samindy eh, eh, è la massima categoria, la massima categoria dilettantistica italiana. Noi sicuramente da parte nostra metteremo sempre il lavoro al primo posto. Giusto. E il lavoro, sono, io sono un cultore del lavoro e quindi il lavoro i risultati poi alla fine, in un modo o nell'altro, devono venire per forza. Giocherete in casa domenica prossima. Sì. Il domenica, debutto in casa. Domenica giochiamo con l'Ogri, c'è stato questo cambiamento di, di calendario. Sarà una partita veramente dura perché ne abbiamo parlato prima, i Logri è tosto. Malgrado. Le vicissitudini estive ha messo su un organico eh, di tutto rispetto, quindi poi vengono da una vittoria, vorranno continuare sulla loro, sulla loro striscia positiva, noi di contro vogliamo fare le in casa nel, nel migliore dei modi sarà una partita vincente sicuramente Allora in bocca al lupo, Crepe. incrociamo le dita buona stagione e ci vedremo presto Certo, grazie sempre Noi concludiamo qui, a questo punto la prima puntata di Penalty, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, puntuali come al solito alle ore 13 sul canale 15 di 7 Gold e sul canale 13 di TRM alle 19.30 Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana